Giulia Grillo, Giulia Bongiorno e Alfonso Bonafede sono i tre nuovi ministri siciliani del governo Conte. A Giulia Grillo è stato assegnato il Ministero della Salute, a Giulia Bongiorno la Pubblica Amministrazione e a Bonafede la Giustizia. Festa in collina tra arte e cultura, la vera festa della creatività. Oggi pomeriggio si è tenuta sulla collina storica paternese, ad organizzarla gli studenti dell'Ite Russo. Festa della creatività questa mattina al Parco del Sole di Paternò, studenti degli istituti superiori di scuola media in festa per un evento molto molto colorato. L'assessore regionale all'agricoltura è di bandiera questa mattina in visita allo stabilimento Euroagrumi di Contrada Rinazzi in territorio di Biancavilla. A Bronte, ignoti avevano rubato 14 cavalli in Contrada Musa ai danni di un agriturismo. I carabinieri li hanno ritrovati grazie alle ricerche con un elicottero. Sorteggio ieri pomeriggio per la lotteria benefica organizzata dalla GDVS. Il ricavato servirà per l'acquisto di un nuovo pulmino per lo svolgimento delle attività sociali. Buonasera e bentrovati per questo nuovo spazio con l'informazione di Ciak News, che apriamo con la politica, con il neocostituito governo nazionale. Tre ministri sono siciliani: Giulia Grillo, Giulia Bongiorno e Alfonso Bonafede. A Giulia Grillo è stato assegnato il Ministero alla Salute, a Giulia Bongiorno la Pubblica Amministrazione, mentre per Alfonso Bonafede c'è la Giustizia. Vediamo. Il nuovo governo del professor Giuseppe Conte avrà tre ministri siciliani. Anche le ultime riserve sono state sciolte ieri sera dopo l'ultimo colloquio con il capo dello Stato. Il governo Conte, sancito dall'alleanza Movimento 5 Stelle Lega, potrà contare su tre ministri siciliani: Giulia Grillo, Giulia Bongiorno e Alfonso Bonafede. Cominciamo con la più giovane e più vicina al territorio catanese ed etneo, non fosse altro perché nata e cresciuta a Catania. Giulia Grillo, 42 anni, catanese, il nuovo ministro della salute. Pentastellata della prima ora, Giulia Grillo è nata a Catania il 30 maggio 1975 e si è laureata in medicina e chirurgia con specializzazione in medicina legale. Nonostante porti lo stesso cognome di Beppe Grillo, Giulia Grillo non ha alcun rapporto di parentela con il comico genovese. Il suo impegno dentro il movimento comincia nel 2006, quando si iscrive al Meetup di Catania. Da quel momento partecipa alle campagne contro le trivellazioni in Val di Noto e contro la privatizzazione dell'acqua. Il nome di Giulia Grillo lo ritroviamo anche per la nascita del comitato Addio Pizzo di Catania. Eletta la prima volta alla Camera nel 2013, nel 2018 è stata rieletta a Montecitorio. Ministro della Pubblica Amministrazione è l'avvocato Giulia Bongiorno, 52 anni, di Palermo. La sua popolarità è cominciata nel 1995, quando l'avvocato Franco Coppi le chiese di occuparsi della difesa di Giulio Andreotti, accusato di collusione con la mafia e dell'omicidio della giornalista Mino Pecorelli. Un'esperienza che le ha cambiato la vita, come lei stessa ha raccontato in un libro. Da allora ha ricevuto numerosi incarichi prestigiosi ed insieme a Michel Hunziker ha inaugurato la Fondazione Doppia Difesa contro la violenza sulle donne. A marzo è stata eletta al Senato tra le fila della Lega. Il deputato del Movimento 5 Stelle Alfonso Bonafede è invece il nuovo ministro della giustizia. Nato e cresciuto a Mazara del Vallo, Bonafede dal 1995 abita a Firenze, dove si è laureato in giurisprudenza. È stato Bonafede a far avvicinare il professore di diritto privato Giuseppe Conte ai pentastellati e ad essere dunque uno dei promotori del nuovo governo giallo-verde. E adesso la cronaca: incidente ieri sera intorno alle 23 a Paternò, in via del Convento, tra Largo Assisi e la rotatoria di Corso Italia, Corso del Popolo. A scontrarsi una Fiat Grande Punto ed una Opel Agila che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e una pattuglia della Guardia di Finanza di Paternò. Non chiara la dinamica di cosa è accaduto.
E festa in collina tra arte e cultura, la vera festa della creatività si è tenuta oggi pomeriggio sulla collina storica paternese. Ad organizzarla gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico Russo di Paternò. Chiesa di Santa Maria dell'Alto a Paternò questo pomeriggio, un pomeriggio intenso sulla collina storica organizzata dagli studenti dell'Istituto Tecnico Economico Russo. C'è un pomeriggio d'attività perché si presenta il libro che racconta la storia di Sparpaia che ha vissuto da Imi un pezzo, quello più terribile della Seconda Guerra Mondiale. E poi ancora si parla di archeologia sperimentale del corso, si presentano i risultati del corso che i ragazzi dello scavo archeologico che i ragazzi hanno effettuato alle Salinelle con la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Catania e con Sicilia Antica. Ma non solo, ci sarà anche un momento musicale, un momento con il ballo, un vero momento di creatività per questi studenti a conclusione di quest'anno scolastico. È un convegno conclusivo, ma la cosa importante è che questo convegno è organizzato integralmente dagli studenti nell'ambito della loro impresa formativa. Quindi il supporto che abbiamo dato noi come istituzione scolastica è stato appunto un supporto dal punto di vista amministrativo con tutte le procedure conseguenti, ma l'iniziativa, l'idea, la cura degli ospiti, del calendario, di come realizzarlo, di come logisticamente dare l'opportunità agli ospiti di essere presenti è stato tutto frutto di questa impresa formativa dei ragazzi. I ragazzi, gli studenti hanno organizzato un pomeriggio ricco di eventi culturali? Sì, noi abbiamo una presentazione di un libro, del libro del dottor Sparpaglia che è edito dal nostro istituto ed è un libro che è stato scritto dai ragazzi sui racconti del dottor Sparpaglia. Poi abbiamo un concerto musicale, poi abbiamo un balletto fatto da alcuni nostri alunni e quindi tutta l'attività è stata curata da loro ma con aspetti culturali, archeologici e con valenze anche imprenditoriali notevoli. È una sinergia importante, si stanno facendo tanti lavori con le scuole superiori, ora parliamo dell'Istituto Gioacchino Russo, ringrazio la preside che ha tantissima energia, stiamo collaborando, ci sono tanti progetti, abbiamo fatto tanti progetti insieme con l'alternanza scuola-lavoro, i giovani e la storia. Qui abbiamo l'amico nostro che io conosco da una vita, ero amico della famiglia, del figlio, ha fatto veramente la storia, quindi il futuro, il passato, tutto messo insieme. Paternò ha tanto e oggi è un'altra giornata significativa che fa parlare della nostra città. Una sorpresa piacevolissima proprio, perché io non ho mai fatto niente, non è vero. La prima volta che ho visto questo signore, io all'Eu conosco, vedo la televisione, dico ma lei no, dice lei non conosce, era compagno di scuola di mio figlio. Invece lei è diventato diciamo un pezzo di storia della città perché lei la è stato un IMI. Io oggi riconosco senza meriti perché il merito non è mio, è il fatto che sono ancora in giro. La mia frase finale in queste occasioni è: mi volevano fare fuori tutti, rossi, verdi, i comunisti, i tedeschi, i fascisti, non c'è riuscito nessuno. La salute, io ho qualcosa che non c'è prezzo, che si chiama salute. Non ho io soldi completamente, c'è tutto cosa di eredi, ereditario e mi tengono senza soldi. Ma ho la salute che è quello che quotidianamente io auguro a tutti quelli che mi fate festa. E la cosa più bella è vedere l'espressione di chi mi avvicina che aveva una faccia soddisfatta. Perché non lo so. Un bilancio molto positivo anche perché siamo partiti 3 anni fa, abbiamo fatto una cosa che è diventata un unicum, uno scavo archeologico. Non abbiamo simulato lo scavo archeologico, l'abbiamo fatto sul serio. E come dicevo prima non l'abbiamo fatto solo per chi poteva entrare benissimo allo scavo e poteva deambulare, ma anche per quelli che ahimè hanno bisogno di qualcuno che li accompagna. Siamo riusciti a portare pure loro in carrozzella, allora abbiamo fatto fare attività diverse, ma tutti hanno lavorato all'interno dello scavo. E i reperti trovati sono stati considerevoli, abbastanza
unici. Uno di questi è la famosa laminetta di cui tanto si sta parlando in questi giorni, oggetto di studio da parte della professoressa Brugnone di Palermo, che presto vedrà la stampa, perché con la dottoressa Michele Orsino e la dottoressa Maniscalco della Soprintendenza di Catania stiamo cercando un attimino di pubblicare con la scuola, con la professoressa Centamore e tutti i tutor e i ragazzi, perché è veramente un unicum, è veramente una cosa eccezionale. E contiamo di riuscire per tra qualche mese proprio di vedere questa pubblicazione. Una cosa molto importante che mi preme dire è che tutto questo lavoro è stato fatto grazie alla sinergia dei soci archeologi della sede locale di Paternò. Tutti i ragazzi, tutti gli archeologi della sede, con a capo il professore Mimmo Chisari, che è il presidente, hanno lavorato e grazie a loro abbiamo potuto fare questa alternanza. Ovviamente l'amore dei ragazzi era tanta e tanti dovevano essere ovviamente le persone che dovevano controllare, che dovevano comunque aiutare questi ragazzi. Restiamo a Paternò, dove questa mattina gli studenti degli istituti superiori ma anche delle scuole medie si sono ritrovati al Parco Giovanni XXIII, più noto come Parco del Sole, per quella che loro definiscono la festa della creatività, in realtà una festa di colore e musica. Vediamo. Siamo all'edizione 2018 della Festa dell'Arte e della Creatività. Tutti gli istituti di Paternò, Nicolosi e Belpasso si sono riuniti al Parco del Sole, Parco Giovanni XXIII di Paternò, per una giornata di festa, di colore, di musica. Tutti i tinti, tutti colorati, i ragazzi sono tutti colorati, me compresa. Sono qua insieme con l'assessore Leotta, l'assessore alla pubblica istruzione, abbiamo portato un saluto ai ragazzi, abbiamo dato il supporto logistico, gli abbiamo mandato anche il palco, li ho invitati a divertirsi senza bere bevande alcoliche, gioiendo insieme, facendo parlare bene anche dei nostri giovani, perché nei nostri giovani c'è tanta gioiosità, ci sono tante qualità, ci sono tante professionalità, uno si può divertire senza fare danno, e credo che il messaggio è stato recepito dai ragazzi. Io ho portato il messaggio sia da primo cittadino ma anche da padre di famiglia insieme all'assessore Nenzi. È una bella giornata, un momento bello, ci vogliono pure, siamo alla fine dell'anno scolastico, i ragazzi hanno studiato tanto, anche loro hanno bisogno di un momento di svago, di gioia e di divertimento, ma tutto, come gli ho detto e come continueremo a dirgli, deve rimanere nel puro e nel semplice divertimento. Solo così si riesce a gioire e a godersi anche le belle cose che ci sono. Il nostro Parco del Sole è un polmone verde meraviglioso. Io fino adesso pare che tutto vada per il meglio e che continui così.
rappresentanti degli istituti di Paternò, Belpasso e Nicolosi. Allora ragazzi, raccontateci un po' l'edizione 2018 di questa festa della creatività. Sì, intanto questa è una giornata fantastica, ogni anno organizziamo la festa dell'arte e della creatività. Quest'anno abbiamo una novità, siamo tutti licei di Paternò più le scuole medie e Belpasso e Nicolosi. Vedete, siamo circa 3.000 ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di divertirci e soprattutto affinché tutti i ragazzi esprimino la propria creatività e la propria arte. E questo è il vero senso della festa della creatività. Allora, avete coinvolto gli studenti dei vostri istituti, c'è un tema particolare di questa giornata a parte quello chiaro dell'arte e della creatività? Il divertimento, l'ha detto anche Rino prima, rappresentante dell'istituto liceo scientifico, così tutti possono appunto esprimere la propria arte e i propri sentimenti appunto con questa giornata, e infatti il tema centrale è il divertimento. E ancora la cronaca nera, un commerciante di 47 anni, residente in provincia di Siracusa, è indagato in stato di libertà dalla Procura della Repubblica di Catania con l'accusa di aver adescato, utilizzando Facebook e WhatsApp, diversi minori con i quali intratteneva poi conversazioni a sfondo sessuale. Investigazioni informatiche del compartimento di polizia postale di Catania avrebbero accertato che l'orco, promettendo in regalo soldi e ricariche telefoniche, era arrivato a chiedere un incontro ad alcune giovanissime, nonostante fosse realmente consapevole della loro minore età. L'assessore regionale all'agricoltura Edi Bandiera questa mattina è stato in visita allo stabilimento Euroagrumi di Contrada Rinazzi a Biancavilla. Vediamo. Questa mattina l'assessore regionale all'agricoltura Edi Bandiera ha visitato lo stabilimento Euroagrumi di Contrada Rinazzi in territorio di Biancavilla, accolto dal presidente Salvatore Rapisarda e dagli imprenditori della zona. All'assessore sono state illustrate le problematiche riguardanti gli operatori agricoli dell'area in questione, dalla carenza di acqua irrigua alla questione degli impianti per il trattamento dei rifiuti che dovrebbero sorgere nella zona. L'assessore si è detto pronto ad affrontare i problemi illustrati stamattina ed ha parlato dell'attività del governo regionale a favore dell'agricoltura. Diceva il progetto agricoltura è già in campo. Assolutamente sì, chiaramente ereditiamo mali che si perdono nei decenni dal punto di vista di scelta, dal punto di vista anche di un approccio culturale della nostra agricoltura che necessita di innovazione, che necessita di guardare ad esempio all'aggregazione. Quindi ereditiamo sicuramente situazioni di difficoltà, ma non viene meno l'entusiasmo, non viene meno il sano e moderato ottimismo, perché come ho avuto modo di rappresentare abbiamo il progetto per l'agricoltura siciliana che parte dalla tutela dei nostri prodotti attraverso quei meccanismi importanti di controllo che stiamo effettuando, centinaia di controlli nei confronti dei tanti prodotti che entrano in Sicilia in maniera spesse volte illegale e che sono stato un attentato alla salute dei nostri concittadini, dei nostri consumatori e un attentato nei confronti della nostra economia e della nostra classe imprenditoriale. Nel frattempo attraverso una rimodulazione attenta stiamo mettendo mano al PSR al fine di consentire la fruizione di azioni che possono essere più semplificate rispetto agli adempimenti e soprattutto misure che siano pertinenti a quello che è il nostro tessuto produttivo, che è fatto di piccole e medie aziende che hanno bisogno di robustirsi per poter cogliere e superare le sfide che il mercato impone. Siamo in una stagione nella quale adesso iniziano i problemi seri per l'agricoltura, per l'agrumicoltura in particolare, mi riferisco al tema della siccità. Quindi all'assessore abbiamo chiesto con chiarezza di darci risposte relative al problema dell'acqua. Noi abbiamo portato avanti, come voi sapete, anche come emittente perché ci avete seguiti, un progetto di ricerca per risparmiare la risorsa idrica. L'assessore ne farà tesoro, immaginiamo, e diffondere questa tecnica di risparmio idrico vuol dire per la regione siciliana dare risposte a tanti agricoltori. Poi su questa zona, su questo sito, il problema drammatico che abbiamo vissuto del rischio di insediamento di impianti di rifiuti, trattamento dei rifiuti, devo dire l'assessore ci ha molto tranquillizzati da questo punto di vista perché non rientra nei piani di questo governo regionale per fortuna e cercheremo di avere rassicurazioni anche sul piano del governo nazionale. Per cui era in questa logica che l'abbiamo invitato, abbiamo avuto anche delle risposte abbastanza adeguate.
Siamo sicuri che la prossima campagna agrumicola possa essere una campagna nella quale l'assessore possa dare anche risposte in tema di commercializzazione di prodotto, e con questo auspicio insomma, abbiamo augurato buon lavoro al governo regionale di innestare col Ministero, col nuovo Ministero Agricoltura, anche un rapporto di collaborazione che possa portare a un piano agrumicolo nazionale. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, a dopo. Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Enel Green Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino a la manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Enel Green Power. In questo periodo da Enel Green Power grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 3 kW più batterie a cumulo 2,4 kWh. Offerta a chiave in mano, IVA inclusa 6.900 euro. Impianto 4,5 kW più batterie a cumulo 4,8 kWh. Offerta a chiave in mano, IVA inclusa 9.900 euro. Impianto 6 kW più batterie a cumulo 5,5 kW. Offerta a chiave in mano, IVA inclusa, a 13.900 euro. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Enel Green Power, contrada Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. Rientriamo in studio. Il prossimo anno l'astronauta dell'ESA Luca Parmitano tornerà alla Stazione Spaziale Internazionale per la sua seconda missione e agirà come comandante dell'avamposto di ricerca. Sono onorato che il programma della Stazione Spaziale abbia scelto me per questo ruolo, dice Parmitano, essere il comandante delle persone più preparate e abili dentro e fuori dalla Terra può essere scoraggiante, mi vedo come un facilitatore, il mio obiettivo, continua Parmitano, sarà quello di mettere tutti nelle condizioni di mostrare al meglio le loro capacità, ha concluso l'astronauta nato a Paternò. E adesso ancora la cronaca, a Bronte ignoti avevano rubato 14 cavalli in contrada Musa ai danni di un agriturismo, i carabinieri li hanno però ritrovati grazie all'utilizzo di un elicottero, vediamo. Avevano approfittato della momentanea assenza del titolare dell'associazione agroturistica Musa per portare via 14 cavalli. Il fatto nella notte tra il 29 e il 30 maggio nelle campagne di Bronte, precisamente in contrada Musa. Il titolare, una volta non trovati i cavalli, ha immediatamente denunciato la scomparsa ai carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente iniziato le indagini per il ritrovamento. I militari, chiedendo la preziosa collaborazione di un elicottero dell'arma del 12° elinucleo di Catania, hanno perlustrato palmo a palmo una vasta zona montana, riuscendo dopo alcune ore a ritrovare gli animali in un recinto improvvisato dai ladri, tra la fitta vegetazione ricadente in una zona demaniale di quella di Contrada Nave. Il ritrovamento degli equini tornati nei prati dell'azienda, come dichiarato dal presidente dell'associazione, oltre a scongiurare il danno economico che si sarebbe aggirato intorno ai 50.000 euro, è stato di fondamentale importanza per l'attività svolta dall'associazione in favore di tutti quegli utenti che possono avvalersi della nota ippoterapia, oltre a corsi tattili guidati per non vedenti, ipovedenti e persone diversamente abili che dal nobile animale traggono un validissimo sostegno psicologico. Domani 2 giugno, festa della Repubblica, la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti si terrà a Paternò alle ore 9. Il corteo delle autorità civili e militari partirà alle 9 da Palazzo Alessi e si concluderà in Piazza Santa Barbara per l'onore ai caduti d'Italia. Sorteggio ieri pomeriggio a Paternò per la lotteria benefica organizzata dalla GDVS. Il ricavato servirà per l'acquisto di un nuovo pulmino per lo svolgimento delle attività sociali. Sorteggio ieri pomeriggio per la lotteria benefica organizzata dalla GDVS, non a caso chiamata 40 anni di vita per la vita.
La lotteria è servita per raccogliere fondi per acquistare un nuovo pulmino indispensabile per le attività del gruppo donatori. È inutile sottolineare il grande sacrificio che ci è costato in termini di costi, di tempo, di edizione. E sostanzialmente, giusto per fare due conti, il gruppo donatori Volontari di Sangue in questa lotteria ha ricavato circa 4.000 euro, togliendo le spese, che questi soldi saranno investiti laddove possibile nell'acquisto di un pulmino perché ci serve realmente per effettuare le nostre raccolte domenicali. Quindi certo probabilmente si poteva fare qualcosa di più, ma comunque ringrazio la cittadinanza di Paternò con tutte le nostre sezioni che hanno comunque collaborato a questa realizzazione di questa lotteria e che comunque ci hanno permesso di recimulare qualche euro per poter realizzare il nostro piccolo sogno, il nostro piccolo obiettivo. Per la cronaca raccontiamo che ieri pomeriggio nella sede del GDVS in Corso Sicilia si è svolto il sorteggio dei vincitori dei 5 premi messi in palio da altrettanti sponsor che hanno contribuito all'iniziativa benefica. Il quinto premio è andato al biglietto serie C00503, il quarto premio al biglietto serie K001646, il terzo premio al biglietto serie F001050, il secondo premio al serie E00628 e il primo premio al biglietto serie C00284. Il GDVS inoltre lancia un appello per la donazione del 5 per 1000. Ricordiamoci che ora sta per iniziare il periodo delle dichiarazioni redditi, quindi invitiamo tutti quanti i cittadini che vanno nei CAF o presso il proprio commercialista di indicare nella sezione del 5 per 1000 il nostro codice fiscale, così da poter dare un contributo per la nostra associazione, perché sapete un po' dove vanno a finire tutti quei vostri i soldi che poi lo Stato darà a noi. Per maggiori informazioni? Per maggiori informazioni vi ricordiamo che c'è sempre attivo il sito www.gdvs-fitas.it oppure la nostra pagina Facebook, il gruppo donatori Volontà di Sangue Paternò. Ricordiamo il nostro codice fiscale che è 9300133-0872. È domenica 3 giugno, solennità del Corpus Domini. A Paternò la Santa Messa si terrà alle ore 19 alla Villa Moncada. La solenne concelebrazione eucaristica sarà presieduta da Padre Nino Pennisi, parroco della parrocchia di Sant'Antonio Abate alla Scala Vecchia. Parteciperanno tutte le comunità parrocchiali della città, le autorità, le confraternite e le associazioni cattoliche. Alle 20 poi prenderà il via la processione eucaristica per il corso principale della città, dunque su via Vittorio Emanuele. L'arrivo è previsto in piazza Indipendenza, dove sarà impartita la benedizione eucaristica a tutti i fedeli. Ad animare la processione con canti e preghiere sarà la comunità parrocchiale di Santa Barbara. E con questa notizia si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Io vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.